Mi aggiusti il cuore. Mi chiamo Andrea e in 45 anni non mi avevano mai fatto una richiesta così assurda. Ma facciamo un passo indietro. Da quasi 20 anni faccio il meccanico. Aggiusto qualsiasi cosa, mi viene facile. Credo che la mia missione nella vita sia avere le mani sporche di grasso, evitare bulloni, capire cosa non va nelle macchine. Parti meccaniche, non di corpo umano. Mi aggiusti il cuore. Quel giorno pioveva forte, nonostante ci fosse il sole. Forse era proprio un segno. Ero intento a sistemare una macchina quando silenziosamente era entrata questa ragazza. Lì per lì non ci avevo fatto molto caso. Entra tanta gente in questa officina, entra per lo più gente arrabbiata perché, vedete, di sti tempi già comprarsi una macchina è un miracolo. Se poi fai capriccio o si rompe, beh, oh, l'essere umano ha il dovere di incazzarsi. Io non ho avuto grande istruzione, mi sono fermato alle medie, però mi sento lo stesso un laureato. Io sono un dottore. Rimetto a nuovo i frutti dei sacrifici economici della gente e insomma mi sento un privilegiato. Frequento un bar che sta sulla strada principale che porta fuori da questo paese di 9.000 anime. Mi piace frequentarlo perché molte volte vedo sfrecciare macchine che sono state nella mia officina. Le vedo allontanarsi e mi soffermo ogni volta sul volto di chi sta nell'abitacolo. Volti felici. Felicità dovuta al fatto di avere di nuovo un mezzo con cui andare via. Mi sento un po' come Caronte. Traghetto la felicità dal paese alla città, sistemando i mezzi di trasporto. Mi aggiusti il cuore. Ma torniamo alla ragazza. E che cos'è uno scherzo? No, in paese dicono che lei ha le mani d'oro, quindi può aiutarmi. Io sto lavorando, non posso e non devo perdere tempo. Non so se te ne sei accorto, ma questa è un'officina. Se ti senti male, l'ospedale è a 6 chilometri di qua. Mi sentii un po' incoerente a dire questa frase, visto che mi sentivo dottore anch'io. Ma, ripeto, di macchine. In paese mi hanno detto che lei ripara ogni cosa, che trova ovunque pezzi di ricambio. Ecco, io ne ho bisogno. No, non sto per avere né un infarto né soffro di tachicardia. È che semplicemente mi fa molto male il cuore. Non sapevo che dire, che fare. Ero lì, fermo a fissarla. Lei poco fa era sotto quella macchina a ripararla. Ha cercato di capire quale fosse il problema e adesso sta trovando una soluzione. Per me è la stessa cosa, anzi, io ho già la diagnosi. Io sono disincantata. Il mio cuore non riesce più ad innamorarsi. La prego, mi aiuti. Sono anche disposta a pagarla. Non seppi rispondere. Usi le sue mani delicate, defibrilli il mio cuore. Io non ti posso aiutare. Invece, scusi, che differenza passa tra noi e una macchina? Siamo malfunzionanti entrambi. Per alcuni periodi della nostra vita abbiamo dei problemi, però poi ci aggiustano e per un tempo X continuiamo dritto per la nostra strada. Poi arriva un sasso, un uomo, e ricominciamo a singhiozzare e a non funzionare più. Lei è capace di ridare vita alle cose. Ma perché al mio cuore no? In fondo è un pezzo come un altro. Guardi, io ci sto sopravvivendo anche senza. Sopravvivendo però, non vivendo. E forse non ha incontrato l'uomo giusto? E come faccio a capire se l'uomo giusto, se l'unico organo in grado di capirlo si è spento? E chi me l'ha ridotto così è proprio l'uomo che io credevo fosse quello giusto. Non sapevo che dire, che fare. Ero lì, fermo a fissarla. Ho capito. Anzi, non capisco. La sconosciuta andò via nel momento esatto in cui finì di piovere. Non la rividi mai più. Rimasi lì, a fissare la porta di entrata e a pensare che la pioggia con il sole è una grossa stronzata. Mi resi conto che il mio cuore per 35 anni forse non l'avevo mai calcolato, tanto impegnato com'ero a sistemare delle macchine. Sono passati 6 mesi da quella conversazione, che ricordo tutta, parola per parola, espressione per espressione. Oggi sono molto teso. È il mio primo turno di guardia nei volontari della Croce Rossa.
L'officina l'ho data a mio nipote, anche se ho qualche dubbio. Ora so come aiutare una persona che sta per andare via e non dal paese. Se sono fortunato, magari riuscirò nella vita a capire come si aggiusta un cuore. E se sono fortunato, durante una giornata di sole e pioggia, magari la rivedrò. Non si gioca con il cuore degli altri. Mai.